Esatto. Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009, se non capito un basso. Non facciamo per voi. Continuiamo la nostra impresa nel cercare di farvi vedere i regali più belli per voi bassisti o per amici bassisti o per amici parenti musicisti. Fidanzati bassisti, cugini bassisti. Andiamo ad infilare di nuovo il manone nel sacchettino e vedere che cosa altro tiriamo fuori. Cosa c'è oggi nel sacchetto magico? Allora, questo è più grande. Questo è più grande. Che figata. Cos'è? Allora, è uno Stylophone Gen X1 della Dubreck. Allora, che cos'è lo Stylophone? Una segreteria telefonica. Più o meno. Allora, non so quanti non sappiano cos'è lo Stylophone, ma nel caso in cui non lo sapeste, è un attrezzino che si usa tipo dagli anni 60, penso. È un robino piccolo. Questo qua è la versione più grande. Nel quale praticamente voi con un pennino metallico toccate su una tastierina metallica e fate dei suoni sinteticissimi molto molto fighi. Facciamo un esempio? Ad esempio, tipo questo qua, ecco. Ad esempio questo che casualmente avevamo sotto mano, sì, è appunto il Gen X1, che è la versione riveduta, corretta ed ampliata dello Stylophone. Wow. Cosa abbiamo? Abbiamo sostanzialmente tra le mani un mini synth molto figo, un rumorofono, mettiamolo così, perché ci si può suonare ma ci si può fare anche tanto casino. Vediamo. Vedete, qui c'è la nostra tastierina, sì, in realtà è appunto una placchetta metallica. Sì. Noi prendiamo lo stilo metallico appositamente inserito, sì, e facciamo così. Cioè è una figata tremenda, sì, sta cosa. È fighissimo. Allora, adesso qui, dunque, ci sono molte cose come tutti gli, come in tutti i synth. Ci sono un sacco di robe fighe che noi, dato che siamo bassisti, quindi un po' tonti, vedremo di capire. Però sostanzialmente abbiamo un envelope con l'attacco. Togliamo magari il delay. Quindi con la velocità di attacco. Quindi qui puoi fare anche il C3PO. Tipo, sì, non so come, però si può fare. Pipi, tutte queste robine qua. Wow! Sì, senta, ecco qua, questo qua è un per il glide. Che bello. Sì, in effetti ci dicevano che era praticamente stato usato tra le altre cose appunto per fare i suoni di C3PO. Che bello, che, sono che bello. È bellissimo. Se ci mettiamo un po' a pasticciare, a mettere delle robe, potremmo stare qui fino a Natale. Io sento già. Che bella roba. È fighissimo. Noi probabilmente lo stiamo usando in una maniera che un qualunque a caso uomo che usa i synth si starà strappando le unghie. Cosa state facendo? Sì, però noi questo dobbiamo fare, questo sappiamo fare. Esatto. A parte tutto questo, appunto, a parte questi settaggi estremi, in realtà può anche essere utilizzato per essere suonato normalmente. Del tipo, magari togliamo. Facci una canzoncina, Luca. Allora, è bellissimo. Ho anche sbagliato l'ultimo seguito, ma non importa. È fantastico. È fantastico. Allora, cioè, questa cosa qui entrerà nella storia. Questo è fantastico. Beh, a suo modo è già entrato nella storia, se sì, vogliamo. Sì, sì. Però. Però è entrato, questo qua entrerà ancora di più. C'erano anche tastini laterali, direi. Ci sono anche tastini laterali che consentono di aggiungere un suono, un'ottava bassa, due ottave basse, e questo X che sostanzialmente introduce una sorta di modulazione di fase. Ovviamente si sente un pochino meglio con le cuffie. In che più a lato bellissima. C'è volume, entrata cuffie. Sì. Uscita cuffie, entrata aux. Qui dietro c'è il tastino per accordarlo, perché questo qua è totalmente analogico. E come i synth vecchi, se cambia il tempo si scorda. E quindi lo dovete riaccordare.
Bellissimo. Che bello. A me che piacciono tutti gli spippolini da spippolare, e mi gasa tantissimo. Questo è veramente un regalo, lo metto anche nella mia lista dei desideri. Sì, questo è anche nella mia lista. Nella mia lista. Quanto costa? Non lo so. Non lo so ancora. Mi pare tipo una roba sui 70 euro. Ah, bene. Lo scoprirete anche voi insieme a noi cliccando il linkino lì sotto. Vi porterà al nostro e-commerce se volete acquistarlo, oppure potete venire qui in negozio e dire wow che bello, lo provate, dite bellissimo, me lo porto a casa e lo comprate in negozio. Perfetto. Perché c'è. Fateci sapere in un commento se magari avete già lo stylophone, se lo usate, se non lo usate, se vi piace, se non vi piace, se vi piace questo. La risposta questo è a sì. Me piace tantissimo. A me piace un sacco. Poi è bello, è vecchio, sa di film anni 60 di fantascienza. con la gente che pistola sopra dice no, abbiamo un problema, la mega gamma quadriangolare si sta fondendo, no! Così, è bellissimo. Wow. Peraltro la mega gamma quadriangolare Sta fondendo. È un mio copyright. Okay. Non vi azzardate a utilizzarlo. Non penso che lo utilizzi nessuno. Non penso neanch'io. Però nel caso vedo dove mettere le mani avanti. Ok. Questo è l'altro nostro regalo di Natale. Come dicevamo, e-commerce è qui in negozio. Ci vediamo al prossimo video. Yeah! Un sacco di altre idee regalo. Un sacco di altre idee regalo. Saranno fighe come questa? Chi lo sa. Un suono misterioso per chiudere. Io il video non lo chiuderei mai. Andrei avanti tutta la vita su questa roba. Aiuto!